Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un classicone dell'uncinetto. Infatti, in questo video realizzeremo insieme passo passo un cardigan come questo, partendo da due esagoni. Io ho scelto l'esagono granny, ovviamente si può fare con qualsiasi tipo di esagono, però classico per classico, ovviamente ho scelto il granny, quindi non più il modulo quadrato come vedete qui nelle mie spalle, ma un modulo che appunto ha sei lati e da qui creeremo le due parti che poi andremo ad unire per realizzare un cardigan, quindi un cardigan facilissimo, velocissimo da realizzare, un progetto adattissimo ovviamente anche alle super principianti che non vedevo l'ora di portare, anche se so che esistono altri video, però poi come dico sempre ognuno poi ha il suo modo, la sua creatività, il suo modo di spiegare, la scelta dei colori, il progetto che uno vuole realizzare. Vi dico fin da adesso che le misure che ho scelto sono comunque, rimangono comunque molto morbide, quindi poi fate sempre le vostre prove, però questo poi lo vedremo nel tutorial, quindi non mi perdo più chiacchiere, vediamo subito cosa occorre. Per questo progetto ho scelto Frescolino, trovate tutte le informazioni sotto al video nell'info box. Lavoreremo l'intero progetto con un uncinetto da 5,5, tenete a portata di mano marker, clip e ovviamente il nostro fantastico ago. Come vi dicevo nell'introduzione, dobbiamo realizzare due grandi esagoni. Io ho scelto il motivo granny e naturalmente adesso vedremo come avviare questo esagono, ma è semplicissimo. Vi lascio comunque lo schema e anche tutte le indicazioni scritte sul mio sito, ovviamente tutti i link sotto al video nell'info box. Partiamo subito, avviamo un cerchio magico oppure anche 4 catenelle chiuse in cerchio come volete e vado ad avviare come prima cosa 3 catenelle. Le mie 3 catenelle iniziali corrispondono alla prima maglia alta. Dopodiché lavoro altre 2 maglie alte all'interno del cerchio e in questo modo ho creato il mio primo gruppetto da 3 maglie alte, classico proprio del granny. A questo punto faccio 2 catenelle e vado a lavorare altre 3 maglie alte all'interno del cerchio. Di nuovo 2 catenelle e altre 3 maglie alte all'interno del cerchio. Due catenelle e in sostanza dobbiamo continuare così fino ad avere un totale di 6 gruppetti da 3 maglie alte intervallati da 2 catenelle. Ecco qua, ho fatto 6 gruppetti da 3 maglie alte, faccio anche l'ultimo spazio da 2 catenelle e non mi resta che tirare la codina e vado a chiudere entrando nella terza catenella delle prime 3 fatte con una maglia bassissima. Quello che andiamo a fare adesso è lavorare un aumento, adesso vediamo cosa significa in ciascuno di questi spazi da 2 catenelle. Allora io sono già qui, quindi faccio le 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta più un'altra catenella di raccordo. Qui poi andrò a completare dopo questo angolo. Adesso vado direttamente quindi nello spazio successivo e vado a lavorare un aumento, che significa lavorare 3 maglie alte, quindi sempre il nostro gruppetto. 2 catenelle di nuovo e altre 3 maglie alte tutte nello stesso punto, quindi raddoppiamo in sostanza. Questo è il nostro aumento. Abbiamo fatto il nostro aumento e dunque il nostro angolo. A questo punto mi sposto con una catenella e nello spazio successivo qui da 2 catenelle vado a ripetere l'operazione, quindi vado a fare un altro aumento, vado a lavorare un altro angolo, quindi sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. A questo punto di nuovo una catenella e devo andare a ripetere quindi in ciascuno di questi spazi a 2 catenelle quello che abbiamo appena fatto, quindi il nostro aumento. Arrivati alla fine, vi ricordate, avevamo iniziato con le 3 catenelle, quindi abbiamo un angolo diciamo incompleto. Quindi semplicemente dopo aver fatto una catenella vado a lavorare un gruppetto da 3 maglie alte, quindi in questo successivo spazio, quindi faccio le mie 3 maglie alte.
Faccio 2 catenelle ovviamente, e visto che ho già le 3 catenelle che fanno appunto, sono la prima maglia alta, vado a lavorare altre 2 maglie alte per completare così il mio angolo. Fatta quindi la seconda maglia alta, vado ad unire, quindi vado a chiudere entrando nella terza catenella con una maglia bassissima. Ed ecco qua terminato anche il nostro secondo giro. Allora, adesso attenzione perché da qui in poi sarà sempre uguale di fatto. Qui abbiamo il nostro spazio da 2 catenelle, il nostro angolo dove andremo a fare sempre il nostro aumento. Quindi aumento significa lavorare queste 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ed è per questo che vado a posizionare un marker, ma giusto per darvi un'idea visiva. Mentre nello spazio da 1 catenella andrò a lavorare il mio lato e il lato è formato da un solo gruppetto di 3 maglie alte. Quindi negli spazi a 2 catenelle, quindi in ciascuno di questi spazi, quindi tutti e 6, vado a lavorare il mio aumento, quindi vado a mettere il mio marker. Mentre nello spazio da 1 catenella andrò a lavorare un solo gruppetto da 3 maglie alte per lavorare il mio lato. Vedrete che è semplicissimo. Quindi ricapitolando dove vedete i marker, ovvero nello spazio da 2 catenelle andremo a fare i nostri aumenti, mentre nello spazio da 1 catenella andremo a lavorare un solo gruppetto. Io sono già qui in uno di questi spazi da 1 catenella, quindi mi sposto con una maglia bassissima per essere proprio al centro. Parto con le mie 3 catenelle che corrispondono sempre alla mia maglia alta più altre 2 maglie alte, quindi sto lavorando il mio lato dove faccio un solo gruppetto. Ok? A questo punto una catenella per spostarmi e qui in questo spazio da 2 catenelle, chiaramente tolgo il marker, vado a fare il mio aumento, quindi sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Fatto l'aumento, se volete potete riposizionare il marker, ma poi vi verrà automatico, eh? Comunque per farvi capire. Una catenella di nuovo e qui invece nello spazio da una catenella vado a lavorare il mio lato, quindi 3 maglie alte. Di nuovo una catenella, tolgo di nuovo il marker e in questo spazio lavoro il mio aumento, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella e nello spazio successivo lavoro il mio lato, quindi faccio 3 maglie alte. Una catenella e sono di nuovo pronta a lavorare nel mio marker i miei aumenti e così devo ripetere praticamente questa sequenza per tutto il giro. Quindi io proseguo e poi vediamo come continuare. Ecco qua, sono arrivata alla fine, faccio la mia catenella, entro sempre nella terza catenella con una maglia bassissima per chiudere il mio giro. Eccoci qua, questo è quanto di fatto, cioè dove abbiamo lo spazio a 2 catenelle, dove abbiamo i marker, andremo a fare sempre il nostro aumento, mentre negli spazi da 1 catenella che mano a mano aumenteranno, lavoreremo i nostri lati, quindi un solo gruppetto. Quindi rivediamo un'ultima volta insieme, io a questo punto sono già qui, quindi faccio 3 catenelle, lo vado a completare dopo il mio lato, più una catenella. Mi sposto nello spazio successivo e faccio altre 3 maglie alte perché sto completando il mio lato. Mi muovo sempre con una catenella
E adesso sono nel mio marker, nel mio punto di aumento. Quindi vado a lavorare nello spazio da 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, come ho fatto finora. Se volete riposizionate il marker nello spazio a 2 catenelle, dopodiché una catenella, vado a lavorare nel successivo spazio le mie 3 maglie alte, vado a fare poi sempre la mia catenella e ne lavorerò anche un altro, quindi una catenella e un altro gruppetto da 3 maglie alte per completare il mio lato. Ovviamente una catenella, adesso di nuovo ripeto questa sequenza, quindi l'aumento e poi i lati per tutto il giro. Arrivati alla fine, vi ricordate, avevamo iniziato con 3 catenelle, quindi devo completare il mio gruppetto e quindi non faccio altro che fare 2 maglie alte. 2 maglie alte perché le 3 catenelle appunto completano il mio gruppetto per il mio lato. Quindi fatte le 2 maglie alte, chiudo sempre entrando nella terza catenella con una maglia bassissima. A questo punto è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera fino a quanto vogliamo grande il nostro esagono. Quindi ricordatevi, nei punti dei marker, ovvero nello spazio 2 catenelle, andremo a lavorare i nostri aumenti e poi andremo a lavorare i lati che ovviamente mano a mano cresceranno. Prima però di dirvi quanti giri eccetera eccetera, voglio farvi vedere come ho cambiato il colore in questo caso. Quindi facciamo finta che abbiamo finito, vogliamo cambiare, quindi adesso lo taglio il filo. Vado ad annodarlo, in questo caso sì, perché tanto durante la lavorazione poi non si vedrà nulla. Quindi prendendo il nuovo colore, io vado a fare prima un nodino con il colore più scuro, vedete, sopra il giallo, diciamo il marrone è il colore più scuro e il giallo è l'altro, e poi al contrario, quindi il giallo che fa il nodino sopra, intorno, insomma, al marrone. Ok, quindi in questa maniera. Fatti questi due nodini, vado a tirare le due estremità e si chiuderanno. Vado a tagliare e vi assicuro che poi durante la lavorazione questo nodino praticamente verrà inglobato con la lavorazione, non si vedrà nulla. Questo è il metodo che ho usato io in questo caso, per questo cardigan. Riprendiamo i nostri esagoni per dirvi che io ho lavorato il motivo per un totale di 25 giri. Ho lavorato il motivo per 25 giri perché dovevo arrivare ad una larghezza di circa 35 centimetri. Allora, questo è, diciamo, un esagono piegato, che adesso vi faccio vedere come piegarlo, e la misura A è la nostra misura di riferimento, quindi una volta piegato, quelle sono le misure che dovete avere rispetto, diciamo, alle mie indicazioni taglie. Sul sito vi indicherò quanti giri fare rispetto più o meno a queste misure, naturalmente utilizzando questo filato o comunque uno molto simile e l'uncinetto da 5,5 che sto usando qui nel tutorial. Andiamo a vedere adesso invece come piegarlo. Ve lo faccio vedere con questo piccolo campione perché non riuscirei ad inquadrare bene tutto. E supponiamo di numerare, diciamo, i punti di angolo in questa maniera. Vedete 1, 2, 3, 4, 5 e 6 naturalmente. Quello che dobbiamo fare è portare il 4 e il 3 sopra l'1 e il 2. Quindi questo lato qui va, diciamo, sopra il primo lato. Quindi prendo 4 e 3 e lo posiziono sopra l'1 e il 2. Fatta questa operazione con i nostri esagoni, avremo una situazione come questa. E una volta piegati, possiamo concentrarci sulle cuciture. Le prime che andiamo a fare sono lungo le spalle e poi andremo a cucire lungo la schiena, lasciando ovviamente la parte davanti aperta. Io mi aiuto sempre con delle clip per tenere ben fermo il lavoro, quindi questa è la parte della manica.
Ovviamente qui sotto è già cucito perché appunto è piegato e qui anche lungo il corpo. E quindi una volta cucita, diciamo, la parte qui sopra della spalla, idem per l'altro pannello, andremo poi a cucire uno di questi due, ovviamente la parte della schiena. Quindi vado a cucire usando il filato e il mio fantastico ago, di cui vi lascio il link sotto al video nell'info box. Vado a fare una semplicissima cucitura, quindi anche qua vedete voi con il tipo di cucitura che vi trovate meglio, però ecco, l'importante è che diciamo, tenete ben teso il filo, non troppo, non da arricciare il lavoro naturalmente. Quindi vado a intanto cucire nelle mie due spalle, sui miei due pannelli. Ecco qua, ho cucito le mie spalle su tutti e due i pannelli e adesso devo andare a cucire la parte della schiena, quindi lasciando un'apertura sul davanti e invece poi vado a cucire proprio a filo, vedete, lungo la schiena. Anche qua mi aiuto con delle clip, la cucitura è stessa identica e poi vediamo quindi il risultato finale. Ecco qui, ho cucito anche la parte della schiena, quindi dichiaro ufficialmente terminato il nostro cardigan. Avete visto quanto è facile e veloce da realizzare? È un progetto veramente adatto anche alle super super principianti che insomma cominciano ad avere un po' di dimestichezza con la maglia alta, che è uno dei punti base dell'uncinetto. Fatemi sapere subito qui nei commenti sotto al video cosa ne pensate, mi fa sempre tanto piacere leggere tutti i vostri meravigliosi commenti. Io vi ricordo anche di iscrivervi al canale, vi ricordo che trovate tutti i link utili sotto al video nell'info box e io come al solito vi lascio Allen Card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!